Un'altra volta, subito dopo il contratto con gli italiani da Vespa, buonasera, che dite? Volevo fare un po' di applausi per la coerenza comunque, che apprezziamo sempre. Ma io non riesco, ma non so cosa c'è, non so cosa c'è scritto io. No, facciamo la relazione. No, i bagni democratici. Errare è umano, perseverare è travaglio. Lo so, purtroppo sono recidivo. Siccome io sono l'associazione che lo presenta, ti faccio presente che ho 71 anni, non sopporto, vabbè, ma non è questo, non sopporto non l'abusi di nessuno. Allora c'è qualcosa da dire su questo. Signora, si accomodi. Ogni anno facciamo questa gag. Io l'anno scorso ti ho detto che io rispondo delle cose che dico io e che faccio io. Io sono qui a parlare di un mio libro, sono stato invitato, ci sono delle persone che mi ascoltano, chi non mi vuole ascoltare non mi ascolta. Io non so di che cosa mi devo giustificare e soprattutto tu dovresti giustificarti di avermi interrotto, ok? Io non ho interrotto proprio niente. Io non ho interrotto niente. Andate perché tu dovresti organizzare. Fatelo parlare, scusate, benissimo, e infatti sei libero di non venirci. Tutti sono liberi. Domani direte ad Augias che è complice, dopodomani direte a chiunque venga qua che è complice, ma con che logica ragionate? Ci sono altri posti sul municipio. Ma io se mi invitano altri posti vado in altri posti. Ma bisogna stare tranquilli, ragazzi. Signori, bisogna stare tranquilli. Allora io ti ripeto che io vado dove mi pare e dove mi invitano. Ok? Tu hai la possibilità di disturbare non me, delle persone che stanno ascoltando un incontro che hanno deciso liberamente di venire ad ascoltare. Assumitene la responsabilità, se sei contento goditela. Adesso tornerai a casa e sarai felice di avere rovinato la serata delle persone. Bravo. Sì, va bene, violenza, ti stanno usando violenza. Ma va bene.
signori, signori, io vi chiedo scusa, io vi chiedo scusa, vi chiedo scusa. Se Berlusconi mi invita, se Berlusconi mi invita, gli dico tutto quello che penso di lui. Tu hai presente che stai continuando a citare un articolo che è stato pubblicato dal mio giornale? Cosa facciamo tutti gli anni, la stessa gag, lo stesso articolo, eccetera eccetera? Io sono tutti gli anni qui a parlare di un tema che mi è stato assegnato a delle persone che sono venute qui per sentire parlare di quel tema. Bene, voi organizzate le vostre iniziative, verrà della gente e se qualcuno verrà a disturbarvi avrete il diritto di protestare come stanno protestando loro, perché state disturbando loro. Dopodiché sai, la libertà di parola finisce con la legalità e questo non è legale. Un suo collega, mi risulta, a un giornalista per farlo parlare, non gli risulta, no, non risulta, non risulta, può darsi, non gli risulta. A lei risulta che uno sia volentieri generiamo un dibattito, sì, ma la gente non lo so, non lo sa, dibattito fiscale. Una domanda, potete rispondere sì o no? Siamo ragioni. Perfetto. Così è un partito che ha avallato le giurie. Forse non ci riesce a farlo, forse non ci riesce. Quando mi verrà rifacciato per il terzo anno, non ci riesce, non per il terzo anno, mi sa che non ci riesce. che dovrebbero rivolgersi agli anziani democratici affinché le leggi per le spiagge libere le approvino, visto che hanno sempre difeso i monopolisti. Quando eravate al governo, leggi contro gli stabilimenti balneari non me ne ricordo, ma può essere che mi siano sfuggiti. Ma io mi auguro che le vostre battaglie vengano in direzione i millennials anziché i giovani democratici, se lo ricorda? Sì, sì. Quindi il problemino c'è. Noi della coerenza del nostro partito lo diciamo alla coerenza. Io vi auguro. Della sua coerenza, io vi auguro di ottenere. Perché noi il lavoro sul territorio lo facciamo tutti i giorni. Grazie della sua demagogia, della sua retorica e della sua. Benissimo. Io spero che lei sia coerente. Benissimo, aspetto sempre lezioni di giornalismo da tutti, compresi voi. Ci vediamo il prossimo anno qui sicuramente e voi mi rinfaccerete un'altra volta di avere pubblicato un articolo. Questa è la cosa meravigliosa. Complimenti. Ma la coerenza. Va bene. Va bene.